Signor Cucuzza, buonasera. Buonasera. Altro pubblico ministero. Allora, lei ha già detto di avere partecipato anche all'omicidio dell'onorevole La Torre e di Salvo. Sì. Io vorrei che lei iniziasse intanto a descrivere quello che accadde nella prima mattinata di quel 30 aprile. Poi man mano io le porrò tutta una serie di domande. Vorrei capire intanto lei quando si incontrò con altri uomini d'onore, dove si incontrò prima di recarsi sul luogo del delitto. E ovviamente chi erano gli altri uomini d'onore presenti. Ma ci fu un periodo che noi eravamo all'Acqua Santa, via Vicolo Pipitone, stavamo in una proprietà di Galatolo Giuseppe e Galatolo Vincenzo. Stavamo là già da un po' di tempo. Un giorno Pino Greco mi disse: ci vediamo domani mattina. Quindi sono andato di mattina, ho visto già che si... ho visto una preparazione e Pino Greco mi disse che bisognava andare a fare una cosa, un omicidio, ho capito dalle sue parole, e ci siamo organizzati. Io sono andato con... c'era Carollo Gaetano. Mi scusi, signor Cucuzza, sì. Per non tornare poi indietro. Allora, intanto le volevo chiedere una cosa. Quando lei poc'anzi ha detto... era un periodo che stavamo sempre lì, sì. Cosa significa? Vi vedevate ogni mattina in quel luogo? Vi vedevate? Sì, praticamente succede questo: noi eravamo un gruppo che non potevamo stare più di un mese e mezzo in una campagna, in un magazzino o in un ufficio, quindi cambiavamo sempre. Noi siamo partiti da Zagarella, avevamo un bungalow là, poi siamo scesi, siamo andati a vicino questo luogo si chiama sempre nel mandamento di Ciaculli, non è Brancaccio, comunque nel litorale per andare a Corso dei Mille, diciamo diversi punti. Poi siamo stati per un certo periodo a San Lorenzo, quindi c'erano sempre dei ritrovi che quando si capiva che non era più sicuro, perché va e viene, la gente guardava oppure si cominciava a sapere, quindi allora si cambiava. In quel periodo eravamo là. Senta, ma lei in quel periodo era libero a tutti gli effetti o libero in quanto latitante? Beh, io credo di... in quel periodo di essere stato latitante, perché ho fatto parte dei 162 come indagine, inchiesta, sì. E quindi eravamo latitanti. Senta, concentriamoci su Fondo Pipitone, su questo vicolo Pipitone di cui ha parlato. Quando lei dice ci vedevamo sempre là, io voglio capire una cosa: vi vedevate sempre là in occasione soltanto di omicidi da compiere o vi vedevate anche lì per discutere di altre cose di Cosa Nostra? No, ci vedevamo là, era un punto di ritrovo e lì c'erano vari contatti con altri mandamenti, si parlava su strategie, cose, e capitava che c'era una battuta, si doveva andare per un omicidio, si partiva di là. Senta, lei è in quella mattina del 30 aprile, ora proprio si concentri su quella mattina, in vicolo Pipitone, prima di partire, già stava dicendo che partì da lì con Gaetano Carollo, ma sì. Prima di partire, chi vide presente in vicolo Pipitone? Beh, c'era Carollo, Pino Greco, Lucchese... i due fratelli Galatolo, Giuseppe Gaetano,
e Vincenzo, poi c'era pure Fontana Stefano, Nino Madonia, ma, e poi c'erano tanti altri che andavano e venivano. Senta, si riesce a ricordare quella mattina a che ora lei è arrivato a Vicolo Pipitone, anche così approssimativamente, ovviamente non pretendo l'orario preciso, e a che ora siete partiti? Lei stava accennando al fatto che se n'è andato da lì con Gaetano Carollo. Sì, sì. Ma e di mattina noi andavamo là sempre a 8, 8 e mezzo, insomma era l'orario più o meno mattino, non era tarda, ma era una mattina. Comunque e siete andati via subito? Poco dopo le 8 forse. Sì. E per quello che è il suo ricordo, siete andati via subito o ci dica lei? No, subito no, noi ci siamo un po' preparati, abbiamo parlato un po', e poi io seguì Gaetano Carollo che già era a corrente della strategia, scambiai qualche parola con Pino Greco, insomma questo fu un tempo che ci siamo messi a chiacchierare un po' e poi ce ne siamo andati. Quindi cerchiamo di capire, nell'ordine di decine di minuti o passarono ore prima che ve ne siete andati? No, ore no, ore no. Io ho un ricordo, credo molto breve, perché siamo arrivati, c'è questo movimento, andiamo, e ci siamo messi un po' a disparte dove dobbiamo andare, segui me, questo. Non credo che sia passato molto tempo. Senta, quindi lei l'ha già detto, ma vorrei essere, diciamo, preciso sul punto, anche come domanda, per vedere se lei può essere più preciso nella risposta. La sera prima, quindi, c'era stato un appuntamento esplicito per l'indomani mattina? No, specificando il punto. Ci vediamo domani mattina. Io ero stato con lui tanto tempo, quindi sapevo che c'era qualcosa che bolleva in pentola, quindi domani mattina ci vediamo qua, perché a qualsiasi orario ci andavamo sempre. Quando c'era la cosa specifica, ci vediamo domani mattina, io pensavo che c'era qualcosa da fare, quindi se magari abitualmente ci potevo andare più tardino, ma quella volta ci andai quando mi ha detto lui, di mattina. Senta, anche per la registrazione, anche se penso che si è capito, lui, quando lei dice lui, a chi si riferisce? Scusi, è a Pino Greco. Va bene. Senta, adesso torniamo a quello che lei stava dicendo. Mi allontanai da lì, ha detto, con Gaetano Carollo. Sì. Intanto, se ci può dire chi era da un punto di vista mafioso questo Gaetano Carollo e come vi siete allontanati da Vicolo Pipitone. Gaetano Carollo è sottocapo del mandamento di Resuttana, quindi della famiglia di Resuttana. Si ricorda come, con quale mezzo, se macchina, motocicletta o altro mezzo, lei e Carollo vi allontanaste da Vicolo Pipitone? Io ricordo che sicuramente dopo il delitto abbiamo cambiato la macchina, sono andato con una Renault 5 sua verso andare là. Credo che inizialmente ci siamo andati con una Ritmo, che era poi quella rubata. Comunque in questa fase eravate soli lei e Gaetano Carollo in macchina? Sì. Senta, lei era in quella fase, in quel frangente, era armato? Sì. Era già andato armato la mattina a Vicolo Pipitone? No, ero sempre armato. Era sempre armato? Sì, sì. Che arma portava con sé in quel periodo? Io avevo una 45 automatica. Senta, quegli altri componenti del gruppo di fuoco che erano presenti
quella mattina lì, erano consapevoli che lei andava sempre armato? Cioè sapevano che lei era sempre armato in quel periodo? Sì, come no. Sì, sì, certo. No, ma questo non era un problema, perché quando dico armato, era armato di un revolver. Però quando si andava a fare un fatto di questi, noi avevamo una borsa dove c'erano chiamati i ferri ed erano bombe a mano, i Kalashnikov, insomma, la borsa era sempre in una macchina o che ci seguiva o con una macchina rubata, quindi c'era sempre le armi. Non è, e quando dico armato è di avere un revolver sempre addosso. E lei quella mattina aveva con sé questa calibro 45? Sì, sì. Allora, con... intanto voglio capire una cosa. A Vicolo Pipitone qualcuno le dice che cosa bisogna fare, chi bisogna uccidere? No, il nome non mi è stato detto. Allora, il nome non le è stato detto. No. A Vicolo Pipitone qualcuno le dà qualche istruzione sul da farsi? Praticamente con Carollo sapevamo dove dovevamo andare, poi io sarei dovuto andare con Nino Madonia e Nino Madonia mi avrebbe detto come impostarci. Si può dire con Nino, perché Nino era quello che doveva fare l'azione con me, invece Carollo era come appoggio. Ho capito, quindi lei già partendo da Vicolo Pipitone sa che poi sì, le istruzioni finali gliele darà Nino Madonia, sì, sì, ho capito bene? Sì, sì, perfetto. Dove vi dirigete con Gaetano Carollo? Noi siamo andati vicino, non so se si chiama Piazza Medaglie d'Oro, e lì abbiamo trovato Nino Madonia che è salito in macchina con noi. Praticamente noi, la via... Da dove ci siete arrivati a questa piazza che lei ricorda chiamarsi Piazza Medaglie d'Oro? Si ricorda un po', non dico tutto il tragitto, ma il tragitto, diciamo, quello più vicino al luogo del delitto. Noi ci siamo andati praticamente, forse ho attraversato la via Corso Pisani, ho visto sulla sinistra il motore fermo con Pino Greco e Lucchese, e quindi ho detto qui deve essere la cosa. Poi noi siamo saliti da Corso Pisani, poi a un certo punto la strada si biforca, cioè una strada porta via che poi incrocia via Cuba, sì. E andando sempre avanti c'è questa piazza, in questa piazza abbiamo trovato Nino Madonia. Era già lì? Sì, era già lì. Nel momento in cui lei lo vede a Nino Madonia lì in questa piazza, Nino Madonia com'è situato? È da solo, è in compagnia, è in piedi, è a bordo? No, è da solo, viene prossimo, cioè mi viene incontro e sale, scende Carollo e sale Nino Madonia. Scende Carollo e sale Nino, sì, Madonia. Sì. Chi si mette al posto di guida di quella macchina? E guida Nino Madonia. Mi dica una cosa, lei si ricorda per caso anche il colore, almeno se chiaro o scuro, di questa Fiat Ritmo? È chiara, era il Ritmo, ricordo chiara. Gaetano Carollo, che scende dalla macchina, dove si dirige? No, lui lo lasciò a terra e ce ne siamo andati noi. Ho capito. Ve ne siete andati e vi siete fermati da qualche parte? Noi siamo andati, cioè abbiamo fatto la strada al contrario, siamo discesi, abbiamo superato via Cuba e dopo 20-30 metri Nino si è fermato sulla destra. Quindi dice deve venire da questa parte, ti faccio il segnale. Quindi io sono sceso dalla macchina e mi sono messo, scendendo dalla piazza, mi sono messo a sinistra sul marciapiede. Quindi quando lui ha visto una macchina arrivare, era una macchina blu, mi ha fatto il segno che era quella la macchina. Lui
gli ha tagliato la strada, si è messo di traverso, la macchina ha fermato e io ho sparato un colpo solo al conducente, cioè alla persona accanto al conducente. Ma poi mi sono accorto che l'uomo di guida aveva fatto un movimento e indirizzai tutti i colpi sull'autista. Io ho sparato solo un colpo dalla parte del passeggero e tutte le altre le ho sparate all'autista, perché poi un frammento di vetro mi aveva colpito nella spalla. Io pensavo che mi avesse sparato, ma comunque non sentì, solo un po' di bruciore, niente di grave. Signor Cucuzzi, aspetti un attimo. Sì. Andiamo per ordine. Quindi voi con Nino Madonia alla guida della Ritmo fate, lei ha detto torniamo indietro, vi fermate, giusto? Sì. E Nino Madonia quindi cosa le spiega in quel momento? Lei ha detto poi ti faccio il segnale, ma le dice qualcosa, le dice se a bordo della macchina dove viaggiava la vittima ci sarebbero state una, due persone e in questo caso verso chi lei doveva sparare? Cioè le dà qualche istruzione in più o no? Mi fa dei cenni che erano comprensibili solo da chi è in questo ambiente. Lui, ci siamo fermati sulla destra e mi disse adesso verrà una macchina, dobbiamo farli. E quindi non appena io li vedo arrivare taglio la strada. Quindi quando taglio la strada significa che quella è la macchina e tu cominci a sparare. Poi il motore doveva arrivare da Corso Pisani, che doveva affiancare, cioè salendo a sinistra, lato guida, e io dal lato passeggero. Però quando arrivò Pino Greco, aveva un Thompson, una mitraglietta americana, io si inceppò un po', ecco perché io poi sparai all'indirizzo del guidatore, cercando, forse incidentalmente potevo colpire lui, perché mi veniva da questo lato. Infatti lui si arrabbiò un po', ma poi si calmò, perché ho detto, ma se tu non sei intervenuto, che faceva? Senta, Madonia le spiega come avrebbe fatto lui a riconoscere la macchina a cui tagliare la strada e quindi nei cui confronti lei doveva indirizzare i colpi di arma da fuoco? La motocicletta, le parla della motocicletta prima, quando siete ancora in macchina, le dice quale incarico avevano quelli della motocicletta? No, dice che Pino Greco doveva attaccare dal lato guida del guidatore e che io dovevo stare in piedi per sparare anch'io e bloccarla e dare tempo a Lucchese che arrivasse con la moto. Ma Nino Madonia assieme con Pino Greco erano a corrente del piano, diciamo. Chi c'era a bordo della motocicletta e se ricorda che tipo di motocicletta fosse? La motocicletta era un'Honda, un'Honda 1000-1050. E chi viaggiava a bordo della motocicletta? Lucchese e Pino Greco. Chi era posto alla guida? Lucchese Giuseppe. Senta, torniamo proprio quindi a questa fase, diciamo, prettamente esecutiva, quando sparate. Allora, la macchina, mi scusi ma non ricordo se l'ha detto, la macchina che Nino Madonia bloccò mettendosi per traverso con la Ritmo, che macchina era? Era una macchina blu,
Questa è una Fiat, mi sembra che sia una 132, una, quell'epoca erano macchine di, che usavano i politici, molto grande. Io non ho capito una cosa, Madonia le dice o non le dice che c'era la possibilità che ci fossero due persone all'interno della macchina? Ma Madonia mi dice che si devono fare queste persone, cioè mi dice scendiamo, dobbiamo fare questi, quando ti faccio segnale scende e spara, cioè non è... Non è che ci siamo messi a dire, sai, uno lo risparmia, uno, non è mai successo. No, dico, quindi lei dice dobbiamo fare questi, le parla al plurale. Sì. Lei, quando scende dalla macchina di dove c'era Madonia? Scendo un po'... Siamo stati in macchina per un poco, abbiamo scambiato qualche parola, poi mi ha detto non scendi e ti metti diciamo a sinistra. Quando io la blocco, tu entri in azione, cioè non è, sono dei meccanismi già collaudati perché con lui avevamo fatto tante cose, quindi non, sapevo quello che dovevo fare. Senta, signor Cucuzza, capisco sempre di chiedere cose molto particolari, ma è necessario anche per eventualmente sollecitare la sua memoria. Quanto tempo, approssimativamente, quanti minuti, ci dica lei, lei sta fermo con Nino Madonia a bordo della Ritmo e... Rispetto a quando lei scende e si mette nel marciapiede, dopo quanto tempo arriva la macchina dove viaggiavano l'onorevole La Torre e Di Salvo? Cioè, in quei momenti i minuti certo, hanno un valore forse, però non credo che è passato più di un quarto d'ora. Lei dice in tutto un quarto d'ora? Sì. Ho capito. Non è stata una lunga attesa, diciamo. Lei a che distanza spara questi colpi nei confronti del, intanto del passeggero? Perché mi pare lei ha detto prima sparo in direzione del passeggero, poi sì. Mi sembra che il guidatore in qualche modo reagisca e, sì. E sparo nei confronti del guidatore. Ho capito sì, bene? Sì, ha capito bene, sì. Riesce a ricordare quanti colpi e a che distanza intanto spara nei confronti del passeggero? Del passeggero un colpo solo e poi tutto il resto lo sparo dalla parte del guidatore perché ci fu un ritardo di entrare in azione di Pino Greco che a questa mitraglietta non gli funzionò bene. Difatti poi lui cominciò a sparare a colpo singolo, perché è stato poi lui che ha finito il passeggero, che ricordo la scena, perché poi il passeggero si è messo proprio con i piedi verso il finestrino, quasi a scalciare, e lui gli sparava colpo per colpo su colpo, non aveva la ripetizione nei colpi. Quindi non lo utilizzava con la raffica? No. Quindi lei sparò un colpo nei confronti del passeggero? Sì. E poi diresse la sua pistola, mi pare ha già detto calibro 45, sì, 45. Nei confronti del guidatore. Sì, quanti colpi su per giù esplodette nei confronti del guidatore? Ma in tutto erano 8 colpi, quindi 7 colpi là e un colpo a... Senta, lei ha parlato di questa mitraglietta che aveva Pino Greco, che nell'occasione si inceppò. Sì. Che tipo di mitraglietta era? Che tipo di proiettili, quindi,
venivano utilizzati per il funzionamento, e se lei gliel'aveva vista in altre occasioni a Pino Greco, precedenti o successive a questa? L'astuccio l'avevo sempre visto, perché certe volte dove dormivamo assieme negli appartamenti oppure nei luoghi che frequentavamo. Poi del calibro lo seppi perché quando poi sul giornale dissero che era tutto un calibro, io ho pensato tra me e me, non distinguono il revolver con la mitraglietta, di fatto hanno lo stesso calibro, però ci sarà stata una differenza tra le pallottole della pistola e della... Quindi un giorno hanno registrato e detto, ma se andate a fare le verifiche vedrete che non è un'arma sola, c'è una 45 e una, è un Thompson. Io non so se sono state fatte le verifiche, però questa era l'arma. Che però, il calibro era quello. Il calibro era sempre lo stesso. Sì, sì. Senta, questa mitraglietta Thompson, sì, lei quindi l'aveva vista anche prima di quel 30 aprile nella disponibilità di Pino Greco? Sì, io adesso non posso essere sicuro se prima o dopo, comunque noi eravamo in una villa vicino all'Arco Azzurro e un giorno dal mare la finanza, non so, per il carabiniero, la finanza, si mise a guardare questo punto di mare, che avevamo una villa là, e mi ricordo che nel portarla fuori c'era questa mitraglietta per non farla trovare, eventualmente si decidevano a scendere a terra quelle delle barche, e quindi, però non so precisare se era prima o poi, comunque che era in nostro possesso e nella nostra disponibilità lo sapevo. Senta, quale fu il ruolo e il posizionamento della motocicletta? Il compito della motocicletta e del lucchese che, come ha già detto, la guidava? Io da dove li ho visti fermi, erano fermi, cioè da Corso Pisani non hanno fatto molta strada. Non saprei dire l'altezza precisa, comunque da Piazza Indipendenza, quando si imbocca non la parallela della Corso Calatafimi e Corso Pisani, e loro hanno fatto, non so, 300-400 metri, adesso non potrei essere preciso, ed erano fermi, cioè, loro praticamente vedevano uscire la macchina praticamente, e poi seguivano, era questa la posizione loro, però dovevano arrivare assieme a me, quindi invece sono arrivato un poco prima e loro un po' dopo, anche perché lui voleva sparare direttamente dalla motocicletta, solo che si inceppò e quindi non arrivò a sparare. Quando li vide fermi la prima volta salendo Corso Pisani, li vide fermi, per chi percorre il Corso Pisani in direzione, diciamo, da Piazza Indipendenza in su, sì, lei ha detto 300-400 metri, dove? Sulla sinistra o sulla destra? Sulla sinistra salendo. E quando si vide arrivare la 132 blu, la motocicletta dov'era? Era molto dietro, che seguiva la macchina, quindi non appena si sbarrò la strada, la macchina rallentò e loro furono proprio vicino alla macchina, ma nessuno sparò. Quindi io mi sono trovato a sparare dal passeggero e poi dal guidatore, che non dovevo sparare perché era compito suo, perché in quel caso avrei preso Pino Greco. Quindi questa fu una discussione tra me e lui dopo il fatto. Cioè, no, se io mi avvicino di più tu mi ammazzi. Ho detto, sì, vabbè, ma se io non sparo, quello ammazza me.
come abbandonaste e in che direzione avete abbandonato il luogo proprio del delitto dove avete sparato ai due passeggeri? Io sono andato verso la piazza e ho trovato Carollo e ce ne siamo andati con una Renault 5. Era già un appuntamento convenuto, cioè vi eravate messi d'accordo in questo senso? Guidava la strada la guidava Nino Madonia e Nino Madonia mi portò al punto di scambio. Io scesi, ho visto Carollo e ce ne siamo andati. Lui andò via con la macchina rubata, non so per quale vie. Lì c'era pure una 127 che era in uso comunque, proprietario uno dell'Acqua Santa, un certo... che lavorava alla Sailem, comunque uno dei Galatoli, io non ho mai detto perché non ho avuto mai la certezza che fosse o Pino Galatolo o Vincenzo Galatolo che accompagnava uno di loro. Senta, quando lei parla di Pino Galatolo e poc'anzi ha parlato anche più volte di Giuseppe Galatolo, parla della stessa persona? Sì. Cioè del fratello di Vincenzo Galatolo. Sì. Vabbè, Pino io se intendevo Giuseppe, sì. E comunque lei ricorda quindi che lì c'era anche una 127, sì. A bordo della quale chi c'era? E, in partenza ho visto Nino Madonia, poi non ci siamo visti e poi l'ho rivisto a terra. Però la macchina, quando io ho cambiato... Cioè in partenza da Fondo Pipitone c'era Nino Madonia su queste 127. Sì. Poi, solo o in compagnia di altri? No, erano Pino Galatolo e Madonia. Sì. Poi quando abbiamo cambiato, io in uno, così, buttando l'occhio nella piazza, cercando di guardare bene, ho visto la macchina posteggiata ancora là. Quindi avrà aspettato Nino Madonia che si liberasse della macchina rubata, seguendolo e poi prendendolo. Cioè, questo poi è stato la logica conseguenza, cioè perché visto che era là, aveva fatto quel ruolo. Però io l'ho vista ferma e me ne sono andato. Dove aspettava la Renault dove c'era Gaetano Carollo e dove lei fu accompagnato da Nino Madonia? A che distanza e in che direzione rispetto al luogo in cui avete sparato? Beh, pochissimo, diciamo, noi abbiamo sparato vicino, non so se la strada è ancora Corso Pisani oppure dove abbiamo sparato noi non è più Corso Pisani, credo che si chiami in un altro modo, comunque noi abbiamo salito quasi 100-150 metri, c'è la piazza, non so se si chiama Piazza Medaglie d'Oro, comunque era una piazza e lì abbiamo fatto il cambio. Lei sa, quindi Madonia si allontanò con la Ritmo? Sì. Lei sa se e dove fu abbandonata poi la Ritmo? No, io non ricordo che fine abbia fatto la Ritmo. So che la motocicletta l'hanno trovata bruciata, ma la Ritmo non... Io la lasciai e me ne sono andato, non so che fine... Sì. Senta, quindi riepilogando, lei ha detto che sul luogo dell'omicidio ha visto, vabbè, c'eravate quindi lei, Nino Madonia, non riepilogo tutto quello che ha detto, ma le persone, poi Pino Greco e Lucchese con la motocicletta, poi ad attendere c'era anche Gaetano Carollo e sta dicendo questo Pino Galatolo, è giusto? Sì. Adesso io le faccio questa domanda. Lei ha visto queste persone sul luogo del delitto, giusto? Sì. O ne ha viste altre? Sì, no, io dalla mia visuale ho visto questi. Ecco. Ora, io le chiedo questo, se, e questo anche con riferimento a quella che purtroppo, diciamo, è stata la sua esperienza anche in casi analoghi, perché lei ha fatto questo riferimento. Sì. Lei ha motivi di conoscenza per escludere che ci fossero anche altre persone
in funzione di appoggio, di copertura, di controllo della zona? No, io devo dire anzi al contrario, cioè era quasi la norma che alcune macchine anche pulite gravitassero sui luoghi sempre per appoggio, eventualmente succedeva qualcosa, intervenivano per prendersi qualcuno, magari se non so, se la macchina sbatteva allora uno si dava a piedi e poi veniva raccolto. A me è successo una volta via Evangelista di Blasi, la macchina andò ad incastrarsi tra un autobus e un camion, una macchina, di altri che mi appoggiavano. Io che avevo fatto il delitto mi sono trovato la macchina ferma, quindi ho saltato la macchina, mi hanno sparato e io me ne sono andato a piedi, e lì mi ha raccolto una macchina di passaggio che era Michelangelo La Barbera, che mi prese e mi portò via. Qual era questo omicidio? Se lo erano ricordo. Due omicidi in un'officina in piazza Passo di Rigano. Quindi ci fu qui, hanno arrestato Stefano Fontana e il costruttore Francesco, mi sfugge il nome, comunque un costruttore molto noto a Palermo, dove c'è stato pure un processo naturalmente. E invece noi ce ne siamo andati proprio grazie all'appoggio di uno di quelli che giravano con le macchine pulite. Francesco Bonura, forse? Bonura, sì, scusi, lo ricorda. Senta, quindi lei si allontana con Carollo, Gaetano, sì, Carollo. Sì, sì. E dove andate? Io mi faccio lasciare da lui, vicino... Prima della piazza Don Bosco c'erano dei negozi di abbigliamento là. Io mi sono fatto lasciare là e nell'occasione poi ho preso un documento, però che ce l'aveva nella macchina Carollo. Io di lì non mi sono andato più fatti miei, poi l'indomani ci siamo visti, non ci sono stati più incontri. Non ha fatto più ritorno lei quel giorno a Fondo Pipitone? No, ho fatto un ritorno, là non ci siamo andati, io mi sono fatto lasciare là, poi me ne sono andato per i fatti miei, e naturalmente alcuni che avevano le macchine sono ritornati al vicolo Pipitone. Non so se io avevo la macchina là e poi ci sono andato a prenderla, però non ho un ricordo preciso. Mi ricordo questo fatto di andare in un negozio, che ci dovevo andare e mi sono fatto lasciare là, però non so se poi sono andato a prendere la macchina o quello che avevo. Senta, signor Cucuzza, lei questa pistola calibro 45 con la quale in quel periodo, ci ha detto, sì, andava sempre, che portava sempre con sé, sì, da quanto tempo l'aveva, come l'aveva rinvenuta, e poi dopo l'omicidio che fine ha fatto questa pistola? Questa era una pistola che si usavano durante la guerra, era una pistola americana, e l'hanno fatta avere, adesso non ricordo il nome, una persona che ce l'aveva in un casolare, tenuta però con delle pezze, tenuta bene, ancora con i proiettili antichi, ed era abbastanza funzionante. Lei l'aveva provata quantomeno, o in qualche episodio delittuoso, oppure semplicemente per provarla prima di quell'occasione dell'omicidio alla Torre di Salvo? No, mi pare di no, non l'avevo provata. L'ha poi successivamente riutilizzata in occasione di altri fatti delittuosi o no? No, l'ho buttata in mare. Dove? All'Arenella, nel porticciolo l'ho buttata.
Rispetto al delitto, quanto tempo dopo? Rispetto al delitto alla torta? Ma forse un giorno o due, credo. E perché, signor Cucuzza, se c'è un motivo specifico? Perché buttarla? Buttarla perché non... Se trovavano questo revolver, se risaliva all'omicidio, e dato che questo omicidio era stato suscitato molto, molto scalpore, ho pensato bene di eliminarla. Senta, quando Madonia, ancora prima dell'omicidio, le dà quelle istruzioni, sia pure nei termini che lei ha detto, o altri, o lo stesso Madonia ancora prima, qualcuno ha mai fatto riferimento alla possibilità che uno dei due passeggeri fosse armato? No, onestamente no. Senta, signor Cucuzza, io adesso le vorrei fare alcune domande su quello che... Intanto le volevo chiedere, lei quando ha saputo che una delle due vittime era l'onorevole La Torre? Diciamo l'indomani. L'indomani come? Glielo disse qualcuno o lo ha preso dai mezzi di informazione? Ufficialmente, diciamo, parlando con Pino Greco, abbiamo parlato l'indomani, un accenno. Ma non so se nella tarda nel tardo pomeriggio si è appreso qualcosa, che allora c'era, se non sbaglio, il giornale L'Ora che usciva nel pomeriggio. Io, però la certezza è stata, adesso ricordo che l'indomani, credo di averlo sentito anche nel pomeriggio come eco, però ufficialmente ne parlai con Pino Greco l'indomani. Senta, adesso le volevo chiedere quello che lei ha saputo tramite colloqui con altri uomini di Cosa Nostra, con Pino Greco, con altri, sul movente del delitto. E soprattutto vorrei che lei, nel rispondermi a questa domanda, distinguesse quello che eventualmente ha saputo prima dell'omicidio, se lei mai prima aveva sentito parlare dell'onorevole La Torre, della sua attività, e quello che eventualmente ha saputo dopo l'omicidio e dopo aver... Vabbè, prima nell'ambiente di Cosa Nostra Pio La Torre era una spina nel fianco, era un... cioè, combatteva Cosa Nostra con quello che poteva a livello politico, e poi c'era un'iniziativa, quella della legge sul sequestro dei beni, che portava il suo nome, comunque poi successivamente ha portato il suo nome. Senta, quindi prima dell'omicidio se ne parlava, e eventualmente ci dica chi ne parlava in Cosa Nostra di questa legge sul sequestro dei beni? No, c'era un vociare generale su questa legge, che cosa poteva succedere, che cosa non poteva succedere. Tutti a vario interesse, a vario titolo ne parlavano. Ho parlato con Pino Greco, ne parlavo con Calone, parlavo con che cosa poteva succedere. Oddio, ero l'unico che non era interessato, cioè, se parliamo dal punto di vista economico, perché non avevo grandi mezzi, per cui se però sentivo anche a forma di scherzo qualcuno diceva all'altro: adesso te levano tutto, te ne vai a zappare, insomma c'era questo modo di parlare, questo modo di... E in questa fase, quando lei sente parlare di questa legge sul sequestro dei beni prima dell'omicidio, cioè, già sapevate che la proposta, chi stava portando avanti quella proposta, era La Torre? Sì, ma in questo, diciamo che in questo parlare, poi si seppe che lui, l'onorevole La Torre,
imponeva agli altri questo suo vedere questa legge, tanto che Pino Greco mi diceva che a un politico lo prese proprio per il bavero, dice tu devi appoggiare questa legge, cioè con forza, questa era la forza di La Torre nel portare avanti le sue idee. Sicuramente questa cosa mi colpì molto, quasi fisicamente. Senta, Pino Greco come sapeva di questa cosa, di questo rapporto che riguardava, diciamo, Pio La Torre con un altro politico, e se le fa anche il nome di questo politico? No, guardi, io non lo posso dire perché non lo so, altrimenti sarei qua a dirlo. Però, cioè, quindi quello che mi dice lui non è che lui andava laddove si riuniscono i politici a parlare di queste cose, quindi l'ha saputo attraverso una via politica, però questo non me l'ha detto. Quando Pino Greco le fa questo commento, le dice anzi questa notizia, che sulla particolare forza con cui Pio La Torre portava avanti questa proposta di legge, anche con gli altri politici? Ma successivamente all'omicidio io sentivo le lamentele così, poi si andava sul più personale. Comunque Pino Greco dopo l'omicidio non era tanto convinto di avere fatto una cosa, e poi la legge in questa maniera si sarebbe solo sprecciata, non bloccata. Quindi che cosa succede? Lei come fa a dire che Pino Greco dopo l'omicidio non era tanto convinto di avere fatto una cosa, diciamo, giusta? Ha avuto colloqui in cui Pino Greco le ha detto qualcosa? Poi ci fu un giorno così, uno sfogo di Pino Greco, che non era tanto convinto, perché poi dopo un po', dopo un altro delitto, non so, adesso non ricordo, la legge ha avuto un'accelerazione molto più forte. Allora in quel caso ho capito che era stato giocato, cioè, mi fece capire in buona sostanza che è stato usato, magari con lo spauracchio della legge La Torre, ma in realtà poi c'erano degli interessi che lui era pieno di dubbi. Ma comunque Pino Greco non parlava più di tanto, questo tengo a chiarirlo. Pino Greco era una persona che ti diceva solo quello che era necessario. Quindi le fa capire, le dice che era stato usato. Sì. In che senso? Se può spiegare meglio questa affermazione del Greco? Perché si rende conto che non era questo il modo per poter bloccare quella legge, perché lui dice la legge sarebbe uscita emendata, modificata. In quel caso delle emozioni invece ne è uscita una legge molto, molto severa, perché difatti poi si era accorto che colpiva non solo i patrimoni dopo l'82, ma addirittura pure quelle prima, perché si riagganciava una legge antica, e quindi è stata fatta molto. Cioè aveva un valore retroattivo questo? Sì. E questi commenti, diciamo, un po' di, utilizzo le sue parole, sì, di essere stato usato, Pino Greco, su per giù, quanto tempo dopo glieli fa rispetto all'omicidio? No, è passato un po' di tempo dopo questo fatto, adesso non so quantificare, però credo che quando si accorge che la legge stava per essere approvato, o addirittura l'avevano approvata, adesso non so con precisione. Comunque non era tanto contento di questo.
Lei nell'83 quando venne arrestato, signor Cucuzza? Poc'anzi a settembre, 19-20 settembre. Dell'83. 83.